Ciao a tutte, allora eccoci con il consueto appuntamento con i promossi e bocciati del mese di luglio e agosto. Siamo un pochino in ritardo, e dico siamo perché questo tipo di video come sempre lo faccio in collaborazione con una mia carissima amica che è Stefania, ovvero qui su YouTube il suo nick è LadyVrider83, che come sempre non posso non salutarla e non mandarle un bacione. Ciao tesoro! E quindi siamo un pochino in ritardo, quindi abbiamo deciso di accorpare i video. Inizialmente avrei dovuto farli separati perché avevo un po' di prodotti, adesso quando sono andata ad accumularli, non so perché mi sembrano di meno. Lo so il perché molti li ho comprati ultimamente e li sto ancora testando, quindi per quanto mi piacciono ancora non posso metterli nei preferiti perché li sto provando da troppo poco tempo, quindi per quello ci vorrà la fine di settembre. Quindi partiamo con i prodotti che ho già testato e che, sui quali posso dare la mia opinione. Ovviamente come sempre questo tipo di video, quindi le recensioni, sono tutte quante mie opinioni personali, come mi sono trovata io, con i miei gusti, con le mie preferenze, con quel determinato prodotto, quindi è normale che non potete prenderlo come oro colato, nel senso, se un prodotto, ho visto che tanti prodotti che a me non piacciono, ad altre ragazze piacciono, determinati prodotti che a me fanno allergia, ad altre ragazze non fanno allergia e viceversa, quindi è tutto quanto molto soggettivo, però magari dando le motivazioni del perché quel prodotto mi piace o quel perché quel prodotto non mi piace, penso che alla fine ci si possa fare un'idea. Allora, parto con i prodotti che non mi sono piaciuti e al primo posto, questi qui li devo mettere al primo posto per il prezzo che hanno. Questi due correttori per occhiaie della Avène, della linea Couvrance, che li ho comprati in farmacia al modico prezzo di circa 14 euro e qualcosa l'uno, quindi c'è un prezzo secondo me altissimo per un correttore, però visto che io ho delle occhiaie abbastanza problematiche, nel senso che sono molto scure, sono sempre alla ricerca di nuovi correttori. So che l'Avène, la linea Couvrance di Avène è molto buona, ne ho sentito parlare molto bene qui su YouTube, quindi quando è che ho visto i correttori di questa linea ho voluto assolutamente provarli. Ho preso quello lì giallo e quello lì arancione, così in base al colore di occhiaia che ho, perché sono anche cangianti giustamente in base al periodo del mese, potevo coprirlo e li ho comprati subito entrambi perché comunque le mie aspettative su questi prodotti erano molto alti. Ve li swatch un attimino. Questo è il giallo e questo qui invece è l'arancione. Allora, diciamo che non sono neanche acciacci, nel senso, lì per lì, appena li applico, mi sembra che coprono le mie occhiaie. Il problema è che devo applicarli necessariamente con un fondotinta liquido. Perché se io li vado ad applicare con un fondotinta minerale, dopo un po' svaniscono. Ma già dopo una mezza mattinata io non mi rivedo di nuovo l'occhiaia e noto che praticamente il correttore si è depositato soltanto sopra i pori della pelle. E quindi viene quell'effetto tipo pelle d'oca, non so se qualcuno di voi può aver presente o se posso aver reso l'idea, che è veramente antiestetico, cioè è molto antiestetico ed ho provato a stenderli in tutti i modi, ho provato a stenderli picchiettando con le dita, ho provato a stenderli col pennellino, ho provato a stenderli con le spugnette, con una spugnetta bagnata, ho provato a stenderli in tutti i modi, il risultato è sempre lo stesso. E lì per lì appena applicati neanche mettono in evidenza pori della pelle, niente, sembrano perfetti lì per lì. Il problema è che dopo qualche ora non, è come se non avessi più niente sopra, quindi io sinceramente da un prodotto del genere ho aspettative molto ma molto alte e questi qui mi hanno decisamente delusa. Poi altri due prodotti che poccio sono questi eyeliner liquidi di Sephora. Ultimamente sto in fissa con gli eyeliner, infatti quando vi farò il video haul Kiko, degli acquisti in Kiko che ho fatto a Milano, vedrete che ho preso tantissimi eyeliner colorati, sto proprio in fissa ultimamente con gli eyeliner di colori pazzi. Questi qui quando c'erano i saldi da Sephora ora ultimamente, li avevo pagati mi sembra 5 euro l'uno e avevo preso il blu, che inizialmente mi sembrava un violetto, e il verde. Qui dice eyeliner long tenue, quindi long lasting. Ma quanto sono rumorosi i maschi quando giocano a pallone, un po' come noi quando chiacchieriamo di trucchi alla fine. Vabbè, comunque, torniamo agli eyeliner.
Perché non mi piacciono questi eyeliner? Per il colore sarebbero anche belli. Il problema è che non mi fanno una linea netta sugli occhi. Devo andare a ripassare, nel senso fanno quella classica linea antiestetica con ecco, ora se lo passo sulla mano ovviamente non si vede, sembra un tratto perfetto. Però quando lo vado a passare sugli occhi, praticamente viene molto colorato all'esterno e rimane quella linea centrale non colorata e me lo fanno tutti e due, e quindi devi star lì a ripassare, prendere il colore sulla punta per cercare di riempire il centro della linea, e che stress, no? Quindi se vado di fretta questi qui mi fanno stressare troppo, e quindi per questo io li boccio, almeno a me non piacciono. Poi nel mezzo tra i promossi e bocciati metto questi qui, gli Stay With Me di Essence. Allora, questi di gloss, diciamo che in linea di massima mi piacciono. E per questo li metto nel mezzo, che comunque come colori mi piacciono. Io ho questi tre qui. Mi piacciono sulle labbra. Non amo troppo l'applicatore di questi gloss, che ha fatto in questo modo, spero si riesca a vedere. È un po' particolare come applicatore, ma non mi fa impazzire, sinceramente. Devo impegnarmici bene per dare un'applicazione omogenea, anche perché comunque il prodotto è abbastanza pastoso, perché qui poi peraltro, ecco, questo è il motivo per cui lo devo mettere nel centro, a metà fra mi piace e non mi piace, perché qui mi dice Long Lasting Lip Gloss. Però non sono long lasting, nel senso durano quanto un qualsiasi gloss, o almeno a me durano quanto un qualsiasi gloss. Ecco qui, voglio swatchati. Allora, il primo, questo nude rosa, è lo 02 e si chiama My Favorite Milkshake. Vedete, sono belli, si vede comunque, sono abbastanza pastosi. E il secondo, questo fucsia bellissimo, è lo 04 Trend Setter. E infine questo qui che tende più al corallo, ovvero il terzo, è lo 03 Candy Bar, questo qui. Carini, insomma. Però ecco, non durano quanto mi promette la confezione. Ok, a questo punto possiamo passare quindi ai promossi. Allora, tra i promossi devo assolutamente mettere questo pennellino di Neve Makeup, il Kabuki mi sembra si chiami semplicemente. Peraltro l'ho preso dopo aver visto un video proprio di Stefania, di Lady Rider 83. Ed è proprio come l'aveva descritto, è meraviglioso, ha delle setole belle compatte, vedete quanto è folto, è bello compatto ma è morbidissimo, stende il fondotinta minerale divinamente e lo adoro, cioè è diventato. Io avevo altri Kabuki, avevo quello lì della Japonesque, quello lì della Sigma, ma non c'è proprio confronto, cioè le setole di questo non hanno confronto con queste setole, rimangono più secche, un po' più dure. E infatti non mi ci sono mai trovato eccessivamente. Sì, ci applicavo il fondo, però pizzicano, ecco. A parte dopo vari lavaggi pizzicano, perdono setole. Questo qui, svariate volte che lo lavo, non mi ha perso una setola e rimane sempre così com'è. Io comunque, cioè, me lo porto anche nella mia pochettina da borsa e lo metto sempre all'interno del. Come si chiamano queste cose? Del brush guard, in modo che le setole comunque non mi si rovinano, perché è un pennello a cui tengo veramente tantissimo. E anche quando lo lavo lo metto così a testa in giù, in modo che esce tutta quanta l'acqua e non mi rimane qui sotto. E mi piace. Anche i brush guard sono un prodotto veramente valido, sono queste retine qui. Vi metto il link nel box informazioni se può interessarvi. Sono veramente utili per i pennelli queste cosine qui. E se non sbaglio, avevo fatto anche un video su questi. Però sbagliavo una cosa in quel video: nel senso che mettevo i pennelli dritti. Invece è una cosa migliore metterli a testa in giù, in modo che appunto esca tutta quanta l'acqua dal pennello. Poi. Allora, tra i promossi, assolutamente non posso non mettere questo rossetto della linea Folkways di Pupa, che è diventato il mio nude preferito. Cioè, guardate che meravigliosa tonalità di nude che è. È quello lì, peraltro, che ho sulle labbra. È bello morbido. Ovviamente, anche in questo caso, per i nude, ci sono tantissime tonalità di nude e
Lo star bene addosso dipende dalla carnagione, dal sottotono di pelle. Questo per me, per la mia carnagione, per il mio sottotono è perfetto. E mi piace tantissimo. È morbido, non secca le labbra e riesco a portarlo tranquillamente anche senza mettere il burro cacao sotto. Quindi mi piace da morire. È proprio bello, bello, bello. E somiglia peraltro abbastanza ad un Fat Balm di Aiko che io adoro. Che è quello nella tonalità toffee ed è questo qui, guarda, faccio vedere vicini. Non sono propriamente uguali, però ci somiglia abbastanza. Li svuoccio anche questo, così li vedete vicini. Questo è un pochino più lucido, il Fat Balm di Aiko. Ecco, questo è il primo qui, è il Fat Balm di Aiko, mentre quest'altro è il nude di Pupa. Come vedete, comunque, una volta applicati sono abbastanza simili come colori, quindi mi piacciono. Infatti questo qui lo uso spessissimo, sono tonalità che almeno a me stanno, trovo stiano abbastanza bene, almeno mi ci riesco a vedere. Sempre dalla Folk Waves, una matita che mi piace tantissimo sia per il colore che per la consistenza, per la mina che è bella morbida, è la matita quella lì di questo verde acqua meraviglioso che è la numero 500. Scrive benissimo anche all'interno dell'occhio perché ha una mina veramente morbida. Guardate che bel colore, così lo vedete bene, cioè è un, vedete quanto è morbida, è un colore secondo me fantastico. E poi questa qui, a parte che è bella lunga. Poi dirò anche lo sfumino, quindi se uno sta di fretta e non ha tempo magari di prendere il pennellino per sfumare, lo sfumino di Roma, dirò alla fine può sempre tornare utile. Poi comunque della linea Folk Waves ho intenzione di fare un make up in modo che mano a mano mentre uso i prodotti, a parte che così potete vederli proprio applicati e vi faccio una review tutorial, penso possa essere abbastanza utile. Così appunto vedete gli swatch, li vedete applicati, avete la mia opinione e via. Poi un altro prodotto che mi sta piacendo tanto, ed è, con questo concludo, con questi anzi concludo, sono i blush di H&M. Io ne ho tre. Il finish di questi blush è più o meno simile, ovvero hanno tutti un finish, non dico proprio scimmerissimo, ma un po' satinato. Satinato. Allora, questo qui è il 12 e si chiama Dazzling Peach. Ve lo vorrei far vedere sbocciato da qualche parte, ecco magari qui sotto. Ed è questo qui, è proprio un bel pesca. Guardate, ecco. Ve la dico un po', almeno penso riusciate a vederlo. È questo qui, vedete? È un po' riflessato, ecco. Non è proprio shimmer, perché per me lo shimmer, un prodotto shimmer è quando si vede più la luce del colore, invece qui è, diciamo, un po' satinato, ecco. Quindi questo qui è il 12 Tattica Peach. Poi ho, che mi piace tanto, lo Sweet Rose che è il 18, ovvero questo qui. E lo swatch è questo. Ed infine il 17, Tawny Rose, che è questo qui. È più un mattone, ecco, dai. E questi qui sono gli swatch. Sono molto scriventi. A me durano come blush e mi piace l'effetto che danno perché quando li applico, visto che sono una via di mezzo fra il matte e lo shimmer, sono un po' satinati, posso evitare tranquillamente di mettere l'illuminante e quindi mi danno un po' di luce al viso. Mi piace applicarli soprattutto nei giorni in cui non metto ombretti e non faccio trucchi particolari, per cui un po' di luminosità al viso comunque ci sta bene. E quindi li promuovo e costano 3,95 se non sbaglio, ma non mi vorrei sbagliare, quindi spero di non dire stupidaggini. Comunque, ah, oddio, stavo dimenticando il prodotto top per eccellenza. Il numero che non conosco. Non volevo rispondere. Ah.
Mi possono interrompere mentre faccio io? Questa qui. Allora, questo prodotto qui l'avevo preso proprio in previsione della Network Fashion a Milano. Perché allora inizialmente ero andata da Sephora perché volevo la Primer Potion dell'Urban Decay, perché volevo una base ombretto che mi resistesse 12 ore, perché io dovevo partire la mattina e il mio trucco mi doveva durare fino a sera. Non l'ho trovata nella Sephora della mia città, ahimè. Avevo il mio One Base di Cargo, però non l'avevo mai messo alla prova per così tante ore, nel senso, una mezza giornata mi dura il mio One Base di Cargo. Però di fondo il One Base sì che sia una base, sia un correttore, ma è anche un correttore, non è soltanto una base. Quindi, secondo me, 12 ore per il One Base erano veramente troppe. Quindi alla fine, spulciandoli da Sephora, nello stand Benefit ho trovato questo qui che mi ha incuriosita molto, lo Stay Don't Stray. Eccolo qui, questa è la confezioncina. Praticamente questo qui è una base sia per il correttore sia per l'ombretto, quindi applicato sotto l'occhio e poi andando ad applicare il correttore fa sì che il correttore duri tutto il giorno. Applicato invece sotto l'ombretto fa sì che l'ombretto stia lì fermo per tutto il santo giorno e così è stato. Cioè, vi metto ora una foto del trucco che avevo. E mi ha durato dalla mattina alle 10 quando l'ho realizzato, fino alla notte alle 2 ed non c'era una pieghetta, non c'è, cioè, una cosa fenomenale. Io quel giorno ho sudato, calcolate l'aereo, aria condizionata, esci fuori caldissimo, dentro e fuori appunto questo caldo freddo, la sera lì ero emozionatissimo, ho sudato da morire. E questo qui mi ha fatto resistere l'ombretto per tutto il giorno, l'ombretto e il correttore ancora avevo, cioè una cosa assurda. La confezione è anche bella grande, costa, perché costa? L'ho pagato se non sbaglio 25 euro, ma avevo lo sconto, non mi vorrei sbagliare. Insomma, se la costa abbastanza questo prodotto, viene con il dosatore. Sono quanto? Sono 10 ml. Non so perché stasera mi chiamano. Una serata delle chiamate, una sera che mi metto a fare un video, serata chiamate. E dicevo, bisogna stare molto molto attenti nel pigiare questo perché me ne esce una quantità. Io premo tutto quanto, mi esce una quantità che va sprecata perché ne basta poco. Quindi cerco, ve lo vorrei sgocciare, ecco. Ecco, già questo vi posso dire che va bene per tutti e due gli occhi, sia per le occhiaie sia per appunto gli occhi, sia per la palpebra. E già questo qui, peraltro, funge molto bene da correttore. È bello coprente già questo. Le istruzioni dicono di applicarlo, picchiettando, applicarlo, insomma, stenderlo abbastanza bene e aspettare qualche secondo che asciughi il prodotto. Dopodiché si può cominciare ad applicare appunto gli ombretti e correttore e quant'altro. Ma questo qui lo promuovo a pieni voti, ecco, vi ripeto, ha una durata di 6 mesi, spero non sia così, ma anche il One Base di Cargo, dov'è? Eccolo. Anche il One Base di Cargo ha una durata di 6 mesi, ma io quello lì prima di questo. Cioè, mi è durato più di un anno, quindi più di 12 mesi ed era ancora buono, non mi ha fatto reazioni allergiche e la qualità comunque era rimasta la stessa, quindi non era cambiato minimamente. Quindi spero che sia anche questo così, perché con quello che costa, cioè, metto a piagne se lo devo buttare e non l'ho finito. E quindi questo qui veramente, cioè, se vi serve una base ombretto che vi stia su per tutto il giorno questo, cioè, straconsigliato proprio. Fine, sempre che ho usato in quel giorno, è stato il primer viso di Sephora. Questo primer già l'avevo detto tempo fa che mi piaceva e l'avevo anche paragonato ad un altro primer che ho di Bottega Verde, che però secondo me ha una consistenza più grassa. Questo qui invece è proprio impalpabile quando lo vado ad applicare, sembra che sparisce nel nulla, ma mantiene il fondotinta divinamente per tutto il giorno, anche questo qui, quindi mi piace. E questa qui è l'ultima bustina che mi è rimasta di
di campioncino e penso che lo andrò a comprare perché comunque può capitare l'occasione in cui si ha bisogno di avere un prodotto che faccia stare il fondotinta su per tutto il giorno, così come è utile avere una di queste basi, che ovviamente non è che si usa tutti i giorni, però per qualche occasione, cioè, può sempre capitare che serve di avere prodotti del genere. Quindi niente, con questo penso di aver detto tutto e saluto di nuovo Stefania, le mando di nuovo un bacio enorme e mando un bacio a tutte voi. Ciao!